Fiana è il libro che abbiamo scelto di fare per quel momento un po' critico per qualsiasi casa editrice, che è l'anniversario, 50 anni. Allora non si sa cosa fare, no? Spesso ogni editore fa un libro, spesso sono dei libri autocelebrativi con tante fotografie di gruppo e autori. Noi abbiamo voluto fare una cosa che innanzitutto si leggesse, cosa che non succede di solito con questi libri, si leggesse e si guardasse dall'inizio alla fine. Abbiamo pensato di semplicemente attraversare questi 50 anni, scegliendo per ogni anno alcuni libri particolarmente significativi per ragioni varie di quel momento, con dei testi e delle immagini connesse e sperando di trovare delle cose che fossero un po' nuove, che fossero un po' delle sorprese e soprattutto aiutassero a capire. Questo fatto di mettere insieme dei testi e delle immagini che per ogni libro diano qualche cosa che altrimenti non si troverebbe, non è facile ed è qualche cosa che fa sì che a rigore uno può immaginare che si legga dall'inizio alla fine come fosse una storia a puntate, dove ogni puntata è un anno. Per me cominciò il giorno stesso in cui ho compiuto 21 anni, andai a Bracciano, dove stava Roberto Bazlen con Liuba Blumenthal, la famosa Liuba della poesia di Montale. E lì lui mi disse: sta per cominciare una casa editrice dove finalmente potranno uscire i libri che ci piacciono. E mi mise in mano dei primi libri da leggere, come accade in qualsiasi casa editrice, si vagliano centinaia di libri, migliaia. Poi conobbi Foà, Claudio Rugafiori, Sergio Solmi, Giorgio Colli, le persone essenziali all'inizio della casa editrice. L'asse della casa editrice era fin dall'inizio l'edizione di Nietzsche, in un periodo in cui Nietzsche faceva ancora una certa paura, soprattutto in Germania. Bazlen era un vero genio mercuriale, nel senso che aveva la possibilità di passare sulle cose più diverse e individuarle, capirle e trasmetterle. Di fatto a lui dobbiamo, per esempio, se Svevo è diventato quello che sappiamo, perché fu lui che prese un libro di Svevo pubblicato a sue spese, lo lesse, capì chi era Svevo, impose a Montale, suo amico in gioventù, di leggerlo, e da lì cominciò la fortuna di Svevo. Luciano Foà e Bazlen erano quanto di più diverso come persone, ma con un legame saldissimo. Foà aveva un naso infallibile per le cose fasulle. E un editore ne vede passare davanti al suo tavolo un numero altissimo, altissimo. E anche grandi editori che spesso poi le pubblicano perché sono in voga, perché si sentono in dovere o perché si immaginano che possano essere commerciali. Foà ha ignorato tutto questo.